Sono state loro a farsi avanti per prime, appena giunte in regione, le donne ucraine scappate dall'inferno della guerra coi loro figli e che già in oltre un migliaio hanno trovato rifugio nella destra Tagliamento, hanno chiesto di poter lavorare e non essere solo assistite, una richiesta accolta dalla prefettura che insieme a Confindustria ha messo a punto un protocollo per offrire loro la possibilità di un impiego temporaneo. Già sappiamo che parecchi hanno espresso il desiderio di poter lavorare, per cui... Quindi ci sarà appunto questo incontro fra domanda e offerta e speriamo appunto che abbiano un periodo diciamo di serenità, saranno dei contratti a termine comunque che verranno anche prorogati eventualmente. E anche in base a quelle che sono le esigenze del mercato. Sono soprattutto donne fortemente scolarizzate e comunque capaci di lavorare. Abbiamo messo in piedi questo programma che è centrato sul fatto che noi attraverso la prefettura sappiamo dove sono ospitate queste persone e dove ci fossero occasioni di occupabilità nel nostro sistema imprenditoriale, ma più in generale di tutte le attività, dall'agricoltura alla cooperazione al commercio, dall'industria all'artigianato, noi offriremo a queste persone la possibilità di lavorare per alcuni mesi, per il tempo che loro resteranno qua. Previsti dei corsi di italiano propedeutici all'impiego che sarà loro offerto, un'iniziativa pilota che potrà essere esportata anche nel resto della regione e che è stata accolta con favore dai sindacati che hanno aderito, richiamando la necessità sempre crescente per il Friuli Venezia Giulia di avere quote di immigrazione da integrare nei settori oggi più carenti di manodopera.